Abbiamo lottato per restare aperti e non è stato facile, anche indebitandoci. Devono fare un prezzo calmierato, trovare il modo che noi si possa sopravvivere. Adesso, siccome a primavera c'è stata una bella ripresa, pensavamo di rivedere la luce. Il prezzo del gas alle stelle rischia di bruciare la ripartenza di un settore che ha iniziato a risollevarsi solo ora dopo gli anni bui della pandemia. Ristoranti, bar, attività commerciali chiedono aiuto e lo fanno esponendo in vetrina bollette esorbitanti, cresciute in breve tempo anche del 300%. È partita con un po' col mio cartello, poi dopo è esplosa e naturalmente nelle mie condizioni non è che sono solo io. Qui per esempio che entriamo nelle sale da pranzo, teniamo le luci spente e abbiamo anche proprio staccato l'aria condizionata. La bolletta è questa, eh? 10.000 sì, certo. Euro in confronto, sì, ma a 1.000, appunto. Ma non puoi pagare 10.000 euro la bolletta. La soluzione va trovata perché noi non possiamo aspettare nemmeno le elezioni. Lei pensi, in questo periodo, in questo mio negozio, si parlava solamente di politica, adesso si parla di bollette e di rincaro vita, ti sembra normale? La sua bolletta quanto ammonta? La mia bolletta è da 1.200 euro è passata a 4.565 e adesso siamo a 10.250. Buongiorno. Come si pagano queste bollette? Io non l'ho pagata, ho fatto una richiesta di rateizzazione. Pagando questo qua io devo fare a meno di due dipendenti, perché i due dipendenti a me mi costano 83.000 euro l'anno. La corrente, se si va a questo posto qua, mi costerà 85.000 euro l'anno. Con questa iniziativa che cosa volete dire al governo? Guarda, caro governo, che noi non ce la facciamo più. Questa è l'ultima iniziativa che faremo, va bene, e poi andiamo tutti a Roma. Il discorso che fa preoccupare e fa arrabbiare, perché magari la politica non sta considerando veramente la problematica, perché questa situazione rischia di fare ancora più danni della pandemia.